Ed è una missione, quella della contemplazione pure, non soltanto in Italia, ma anche all'estero. E allora, presa dalla curiosità, ma non soltanto della curiosità, ma anche per un interesse personale, cioè conoscere più da vicino, come ci diceva Magda Giglioli, da Bangkok in Thailandia, più 6 ore di fuso orario, ecco, proprio la voglia di andare a incontrare una suora italiana, madre Giovanna Catellani, missionaria di clausura in Thailandia di ha più di 40 anni. Tu sei entrata nel suo monastero. E allora, quando ti si sono aperte le porte, che cosa hai visto? E tra l'altro, grazie per le immagini che hai realizzato anche nel monastero e che ci hai inviato e che adesso manderemo in onda mentre tu parlerai dell'esperienza del monastero e di che cosa ha fatto poi la madre Catellani proprio lì in Thailandia. Beh, entrare in questo monastero è stato emozionante, soprattutto perché la prima cosa che noti è la gioia che hanno tutte queste suore. La gioia, di, imperniare la loro giornata sulla preghiera, la loro giornata che inizia alle 5:30 del mattino. Madre Giovanna è arrivata in Thailandia nel 1968, aveva 26 anni e c'era un convento solo, e ne ha costruiti altri 6. Lei ora vive nel secondo che è stato costruito. I conventi sono un po' sparsi per tutta la Thailandia, il più distante è a 1200 chilometri al nord, perché Madre Giovanna si trova al sud della Thailandia, esattamente nel convento di Bang Seng Arun. Certo, è bello sapere che la missione non è soltanto il fare fisicamente con le mani come fa Fratel Dario, ma è anche la contemplazione, la preghiera. E tu questo poi tra l'altro lo stai vedendo perché poi stai accompagnando la simpaticissima Suor Maria Grazia Bertelli nel vedere la casa di accoglienza per i bambini disabili, Suor Angela Bertelli. Questo progetto è un progetto che ha un nome bello, proprio solo a dirlo veramente mette tanta gioia nella tristezza, la casa degli angeli. E che esperienza è stata vedere la casa degli angeli con i tuoi occhi, Magda? Beh, è stata un'esperienza bellissima perché è un gioiello questa casa che ospita bambini con delle gravissime disabilità. Però Suor Angela è riuscita a questi bambini a dare una dignità, coinvolgendo i bambini, coinvolgendo le mamme, coinvolgendo tutti per aiutare questi bambini. Non è solo la fisioterapia che lei fa per migliorare la vita, ma è un modo, è un'educazione che lei sta impartendo alle mamme e anche alla popolazione che vede questo suo lavoro. Gentilmente È Magda, se puoi un modo. allontanare appena appena un po' il microfono dalla bocca perché arrivano dei colpetti, perché troppo. Ecco qua, dicevi questo amore, questa dolcezza, di Suor Angela. Beh, Suor Angela è una persona con una vitalità incredibile. Lei, la missione per lei è arare la terra con le mani e questa casa degli angeli che gli è stata donata dalla diocesi di Venezia, la costruzione è stato un dono e lei lo gestisce questa casa, è un modo di parlare di Dio, un modo di far vedere in mezzo a una popolazione che è buddista e che quindi il rapporto dell'uomo, soprattutto il disabile, non ha nessun valore, non conta niente, invece lei gli dà una dignità. Questo è molto E il bello, suo molto. stile di vita, le sue decisioni, le sue scelte, le sue posizioni ferree, delle volte è sempre sempre come riferimento a Dio, a uno stile personale di vita,
in cui la fisioterapia per Suor Angela è un modo di evangelizzare in sostanza. Di pregare.